Sì, guarda, allora io ho una visione un po' diversa da Pietro, nel senso che oggi Telecom Italia è venuta giù veramente forte. E la peculiarità quando effettivamente il primo prezzo è anche il prezzo massimo, cioè vuol dire che chiunque abbia venduto il primo prezzo nella situazione ottimale non è mai la situazione migliore statisticamente, cioè quando non fa che scendere dal primo minuto a seguire non è la situazione ideale. Però onestamente i numeri non mi sembrano così male. Adesso siamo con una perdita dell'8,5%, quindi confido in un tentativo di rimbalzo. Quindi è una strategia un po' rischiosa, anzi rischiosa decisamente, però ho messo un long a 22,50 con uno stop a 22 e un take profit a 0,23. Quindi in sostanza quello che mi gioco è dopo questa fase di panic selling vera e propria, magari si riordinano un attimo le idee e si trova un rimbalzo. Su Telecom spesso si va proprio al tira a segno per definizione, nel senso che è un titolo che insomma appena sembrava che stava uscendo dalle sabbie mobili poi viene sempre bastonato. È un po' il destino degli azionisti di Telecom, no? Come diceva Pietro, ci sono alcune tifoserie, alcuni titoli che sono nati per soffrire e spesso anche per perdere. E Telecom è uno di questi, però confido magari in un rimbalzo veloce, il take profit è vicino, che potrebbe regalare un fast profit con un rischio tutto sommato gestibile. Quindi long 22,50, stop 22, take profit 0,23.